L'annunciato blocco degli straordinari ha seppellito la città di rifiuti. A soffrire dello stop, in particolare la periferia, ma anche in alcune zone del centro, le montagne di immondizia rendevano l'aria irrespirabile. In alcuni casi cassonetti stracolmi e marciapiedi invasi da rifiuti di ogni genere, a terra l'umido, ma anche gli ingombranti come scarti di auto, carcasse di elettrodomestici e mobili fuori uso. Considerando lo stato di agitazione dei dipendenti del primo ambiente, preoccupati per il loro futuro e l'accumularsi dell'immondizia anche nelle zone abitate, nei pressi di esercizi commerciali, Avellino rischia seriamente l'emergenza. I 600 operatori ecologici comprendono il disagio provocato alla città, ma intendono lanciare segnali decisi alla regione Campania. Il loro apporto, per quanto riguarda l'igiene, in tutti i comuni irpini è fondamentale. Lo scontro sul contratto e l'incertezza sul futuro della società per cui lavorano hanno provocato un clima esplosivo anche a livello politico. L'amministratore unico di Irpino Ambiente, Nicola Boccalone, si dice fiducioso sulla soluzione della vertenza, ma la regione, i comuni e la classe parlamentare irpina devono fare la loro parte. Ma io sono quindi ottimista per la verità, cioè nel senso che sembra strano, però io sono convinto che dell'azienda il territorio difficilmente ne possa fare a meno. Quantomeno nell'immediato, perché non credo che l'impalcatura normativa alla quale di livello regionale a quale si fa riferimento possa entro i prossimi 70 giorni creare il presupposto per poter decidere diversamente dalla soluzione del primo ambiente. E quindi io credo che, siccome il servizio dei rifiuti è un servizio senza soluzione di continuità, mentre in altri ambienti si può ancora pensare, come dire, di ragionare sulla sovrastruttura nel mentre il servizio continua a scorrere, per esempio l'acqua, diciamo così, e continua comunque a essere erogata, anche se ci sono dei ragionamenti su come gestirla, e sui rifiuti invece questa possibilità non c'è. È vero che la società è già pronta alle lettere di licenziamento? No, assolutamente no, perché io sono, peraltro io questa mattina ho trasmesso al socio, voglio dire, alla società, al socio provincia, i risultati dell'incontro che abbiamo avuto. Io, come dire, sono ottimista, rimango ottimista, però sono anche realista. Cioè nel senso che io credo che sia giusto parlarne con un po' di anticipo di certe cose e non arrivare, diciamo così, al capolinea senza accorgersi che si sta arrivando al capolinea. Bisogna, come dire, non avere allarmismi, ma avere la giusta attenzione, pagata attenzione. Poi, come dire, c'è chi magari non regge il clima e quindi magari non riesce a controllarsi, però io sono convinto che c'è tutto il tempo da qui a fine mese per recuperare il clima di positività che necessita per garantire l'ordinario e programmare anche il futuro.